Non sono molto simili nel design, ma lo scoprirete in questo video, sono più simili di quanto si potrebbe credere nell'uso quotidiano. Scopriamo quindi Huawei P10 e Huawei P10 Lite. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nel confronto fra Huawei P10 a sinistra e Huawei P10 Lite a destra, ovvero il top di gamma dell'azienda, senza contare la versione diciamo Plus, e invece il medio gamma, che ha un nome un po' da fascia bassa, ma in realtà il Lite è un medio gamma a tutti gli effetti e poi lo vedremo a breve, vi spiegherò perché. Parliamo di dimensioni, parliamo di design: 145,3, 146,5, 69,3, 72, 7,7 e 7,2 mm di spessore. Per quanto riguarda le dimensioni, la compattezza, sicuramente P10 è un pochino più compatto, sicuramente più maneggevole perché ha un design più stondato rispetto al P10 Lite, lo vedete anche in questo caso dai vari bordi. Non c'è una differenza di dimensioni esagerata, neanche di peso, 145 contro 146 grammi, vedete anche tutti i vari pulsanti, tutti i vari bottoni sono posizionati in posizione estremamente simile, a differenza del jack audio che sul P10 Lite invece è stato portato sulla parte superiore. Inferiormente vedete anche che il P10 Lite non ha la porta Type-C, cosa che invece ha, per fortuna, P10, speaker sempre inferiore in entrambi i casi, posizionato inferiormente in entrambi i casi. Lettore di impronte che sul P10 è stato spostato davanti, mentre invece sul P10 Lite rimane dietro. Ecco, in tutta onestà io non sono, secondo me, non sono contentissimo di questo fatto che i due smartphone abbiano questo design così diverso. Certo, forse Huawei ha voluto lasciare che questo design, che è veramente uno dei più interessanti dal punto di vista dell'ergonomia e del piacere al tatto, fosse dedicato solo a P10 e P10 Plus, però ecco, in tutta onestà non capisco bene perché questi due dispositivi debbano essere così dissimili in termini di design. Negli altri anni non era così, uno dei punti forti di P8 e P9 Lite era proprio il fatto che esteticamente somigliassero moltissimo al modello top. In questo caso, con il lettore dietro soprattutto e invece frontale sul P10, ecco, gli smartphone non si somigliano poi così tanto. Certo, frontalmente invece decisamente una situazione leggermente diversa, anche se ovviamente qui c'è il lettore di impronte digitali. Batteria 3000 mAh, tutto sommato un risultato abbastanza simile, nel senso P10 consuma di più, ovviamente ha un hardware più importante, ma alla fine l'autonomia che si riesce a raggiungere è una giornata piena con utilizzo intenso, una giornata e mezzo con un utilizzo medio, onestamente non di più. Display 5.1, 5.2 pollici, entrambi IPS, entrambi Full HD, 1920x1080 pixel. Ecco, devo dire che Huawei ha fatto veramente un gran lavoro sullo schermo di P10 Lite, che infatti è veramente un ottimo schermo per essere uno smartphone di fascia media. Ha fatto ovviamente molto bene anche sul P10, ma l'ho detto varie volte e lo ripeto anche ora: il trattamento oleofobico di P10 non mi ha convinto, trattiene un po' troppo le impronte e viene battuto su questo fronte quantomeno anche dal P10 Lite. Per quanto riguarda la luminosità, adesso io posso provare a metterla automatica al massimo per entrambi i valori. La luminosità del P10 è un po' più alta rispetto a quella del P10 Lite, però ecco, anche qui non c'è una distinzione netta, proprio questo va a favore del P10 Lite, che ha appunto uno schermo che è simile a quello del top di gamma. Arrivo a parlarvi invece della fotocamera, anzi delle fotocamere. Abbiamo una singola fotocamera da 12 megapixel f2.2 sul P10 Lite, una doppia fotocamera 20 e 12 megapixel sul P10, entrambe f2.2 con stabilizzazione ottica dell'immagine, con doppio LED flash e con l'autofocus laser, e qui con singolo LED flash. Entrambi hanno la fotocamera completamente a filo, quindi integrata diciamo nella scocca dello smartphone, video in 4K a 30 fps e video in Full HD. Fotocamere frontali, entrambe da 8 megapixel, devo dire che non fa male affatto quella del P10 Lite. F1.9, F2.0 sostanzialmente vuol dire che quella del P10 è un pochino più luminosa quando andate a fare foto con poca luce. Posteriormente, non l'ho specificato ma è dovuto, va specificato, fotocamere con lenti Leica Summarit, quindi lenti di qualità. Per quanto riguarda cosa può fare la fotocamera di P10 è sicuramente migliore. Non c'è, devo dirvi, una differenza abissale. Finché la luce è buona, onestamente
potreste confondere anche i vostri amici mostrando le foto dell'uno piuttosto che dell'altro. La differenza qui sta nel fatto che il secondo sensore in bianco e nero senza filtro di Bayern sostanzialmente raccoglie più luce e vi permette di fare, nonostante la fotocamera a colori sia da 12 megapixel, foto da 20 megapixel, quindi capite che potete tirare fuori foto più grandi con maggiore dettaglio grazie a questa tecnologia. In più abbiamo una modalità di scatto che riguarda la sfocatura, che è questo, se non vado errato. No, questi sono gli effetti in temporale, non mi ricordo mai. Qui abbiamo il rullino, eccolo, no scusate, eccolo qua, questo ovviamente è quello della sfocatura, che permette di scegliere il livello di sfocatura del soggetto che stiamo riprendendo, più una modalità portrait, ovvero ritratto, che integra la modalità bellezza che c'è anche qui, che è sostanzialmente questa, eccola qui, vedete il livello, con una modalità di sfocatura, quindi quella di cui vi parlavo prima. Sicuramente se siete appassionati di fotografia, se volete anche solo divertirvi, la fotocamera del P10 è sicuramente più divertente di quella del P10 Lite, che nel complesso, se dovete fare semplicemente un po' di foto in modalità automatica, non vi deluderà, non vi deluderà neanche quella del P10 Lite. Connettività LTE a 450 megabit, 300 megabit, Bluetooth 4.2 e 4.1, e arrivo a parlarvi di hardware. Prima di parlarvi di hardware, lettore di impronte digitali, che è anche l'unico tasto, vedete, dello schermo, dello smartphone. Ovviamente in questo caso si risparmia un po' di spazio sullo schermo, che qui è preso dai tasti. Ci sono tutte delle gesture, tap per andare indietro, pressione prolungata per la home, swipe laterale per il multitasking. Quindi vado a svuotare la RAM di entrambi i dispositivi e vado ad aprire AnTuTu Benchmark. In questo caso vedete già dei risultati, adesso io li farò girare nuovamente in modo che stressati allo stesso modo dovrebbero avere più o meno un risultato simile. Ovviamente parliamo di hardware diverso. Sono due processori iSilicon, iSilicon è un'azienda sempre di Huawei, in questo caso un Kirin 960 octa-core da 2.4 GHz, in questo caso un Kirin 658 octa-core da 2.1 GHz. GPU G71 Mali G71 MP8 Mali T830 MP2, c'è una bella differenza, devo dire, la nuova Mali G71 è, diciamo, una piccola bestia, ma entrambi hanno 4 GB di RAM, attenzione, quindi colpo di scena, il top di gamma ha la stessa RAM del medio gamma. Siamo arrivati a un punto in cui ormai 4 GB sono sostanzialmente ovunque. 64 GB di memoria interna, 32 GB in entrambi i casi espandibili, non c'è doppio SIM, quindi lo slot non è intercambiabile con questa funzionalità. Adesso lasciamo scorrere i benchmark. Ok, il benchmark è finito, vedete che sostanzialmente i risultati sono stati simili a quello che c'era sullo schermo prima che li avviassi. Detto questo, il risultato è prevedibile, ovvero il doppio dei punti, ma abbiamo processore e GPU decisamente diverse. Che cosa secondo me non è, tra virgolette, abbastanza diverso, un po' da giustificare anche la differenza di prezzo e tutto il resto, il software. Devo dirvelo chiaramente, sono veramente pochissime le differenze fra il software di questi due smartphone, le troviamo all'interno delle impostazioni. In questo caso appaiono diversi perché ho messo due temi diversi, ma vedete, le funzionalità sono sostanzialmente le stesse. In questo caso potete portare, se volete, i tasti all'interno dello schermo, è un po' uno spreco di schermo, ma potete farlo. Le opzioni per le notifiche, eccole qua, sono le stesse. Insomma, questo ovviamente non voglio dire che sia una cosa negativa in assoluto, perché se acquisterete, se sceglierete il P10 Lite, è sicuramente un fatto positivo. Quindi, detto onestamente, in termini di software le differenze praticamente quasi non esistono. Arrivo quindi alla fine e aggiungo che P10 Lite ha anche la radio FM, cosa che invece non ha P10. Quanto costano i due smartphone? Sono stati entrambi lanciati da poco, 679 349, entrambi si trovano a meno
Però devo dire la verità, devo essere sincero, quest'anno, nonostante abbia criticato P10 Lite perché il prezzo è salito ancora, e quindi, diciamo, in tutta onestà è un po' una noia, perché poi bisogna aspettare che scenda di più per avere un prezzo un pochino più onesto per questo tipo di prodotto, però poi nell'uso di tutti i giorni che cosa cambia? Se entrambi hanno 4 GB di RAM, se entrambi hanno... se entrambi hanno uno schermo Full HD, se entrambi hanno le fotocamere che fanno delle discrete foto in buona luce, ma non fraintendiamo, non sono comunque, non c'è comunque un... non voglio dire che fanno le stesse foto, le foto dei P10 sono migliori, però ecco, nell'uso quotidiano per buona parte del pubblico spendere quello che è sostanzialmente quasi il doppio dei soldi per avere delle foto che sono un po' meglio, ma se non si è un professionista magari o non si sa come sfruttare la modalità manuale, ecco, tutto sommato non è che si riescano a sfruttare così tanto bene queste potenzialità. Prima di concludere, un'ultima cosa, non mi sono dimenticato, ma ho scelto semplicemente così, un po' per variare, di farlo alla fine, un test di... questa gesture non mi piace, lo dico, un test di velocità di apertura delle app, così, diciamo, sostanzialmente diamo anche un po' una prova di quello che stavo dicendo in questo momento.
Eccoci qua, siamo arrivati alla fine, avete visto, si sono comportati esattamente come avevo un po' anticipato, ovvero c'è una differenza di hardware, soprattutto in questo caso nell'esportazione del video di Adobe Clip, ma poi è così molto più veloce P10, ormai siamo arrivati a un punto in cui con 4 GB di RAM, l'avete visto, si riescono comunque a tenere in memoria le stesse applicazioni, quindi riaprirle velocemente, e questo conferma quanto vi dicevo prima. Per questo confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.